sushi e quindi... Avevo voglia di sushi e quindi ho deciso di fare la challenge sushi per 24 ore. Adesso io sono in pigiama, non ho voglia di uscire, quindi Mirko andrà a comprare il sushi per la colazione, poi andremo a pranzo, poi faremo merenda, poi faremo cena e poi mangeremo tutto questo sushi. Lo sai, vero, che andrai tu? No, non vado io. Ok, vedremo chi andrà. Ragazzuoli, sto andando al supermercato a comprare tipo del sushi in scatola, così possiamo fare colazione e anche merenda dopo, perché pranzo e cena lo faremo al ristorante. Raga, prendo questi anche se costano veramente l'ira di Dio. E poi prendo anche il sashimi, questo qua. Guardate qui alla fine. Ho fatto la spesa perché ho preso anche altra roba per fare una torta. Top secret, uscirà presto sul canale. Siamo ragazzi, sono ancora in pigiama. Che schifo che fai, eh? Questa è la nostra colazione. Mirko è andato a fare la spesa. Io oggi sono stato molto bravo, eh. Sì, si è alzato, si è fatto la doccia, è andato a fare la spesa, ha comprato sashimi per colazione. Adesso lo taglierà lui. Io l'unica cosa che farò è mangiare. Beh, meno male che la facevo alle 11, così sembra un po' un brunch. Ma che brunch? Che dopo dobbiamo andare al ristorante, che brunch? Sì, non vedo l'ora. Ma non vedi l'ora cosa? Allora, raga, io direi questo qua ce lo portiamo per merenda. Davvero, peccato. Sì, no, stiamo leggeri con i sashimi. Ali, dobbiamo andare al ristorante, poi dobbiamo fare di nuovo merenda, poi la cena dobbiamo di nuovo mangiare di nuovo sushi. Quanto spendiamo oggi di sushi? E lei, guardate, raga, pensa sempre al prezzo, ma la smetti. Tu lo sai tagliare? No. Allora io puccio un po' di teri. Io penso che si tagli così, boh. Di lato lo devi fare, vabbè. Come di lato? Cosa vuol dire? Non deve essere un taglio tipo obliquo. Ma io cosa ne so? Non sono mica un sashimi emetor. Ma no! Tipo devi... Ah, ok, grazie. Io inizio senza di te. Ma no, non dovevi farlo storto. Madonna. Ti dico com'è? Oh, bravo, eh. Guarda che bravo che sono. Sei a tagliarlo. Sei bravissimo. Raga, datemi anche un voto per come lo taglio. Vado. Spero buono. Lo fa cagare. Buonissimo. Sì? Quanto hai pagato sta roba, Mi? Tanto, perché? Perché si sente. Si sente che è buono? Sì. Mi, è veramente buono. Non vedo l'ora che lo assaggi. Vero che è buono? Mamma mia, che bontà. Mm. È qualitativo. La domanda è: cosa ci danno allora al ristorante? Cioè, oggi sei uscito per andare a fare la spesa, poi dopo riesci per andare a pranzo. Oggi? Non da noi. No, a me piace uscire. Abbiamo quasi finito. Buona questa colazione, potevamo berci anche un caffè. Ci sta, raga. Raga, devo dire che come colazione potete dire quello che volete. Ah, meglio il latte, meglio il tè. Ma però era buona. Raga, la colazione col sashimi ci sta. Non è che ne posso prendere solo uno di quelli per la merenda. No, perché no, Ali, poi a merenda non abbiamo niente. Ma la vedete che capricciosa che è? Tipo come i bambini piccoli, non so neanche se è dritta l'inquadratura. Come i bambini piccoli quando vogliono una cosa a tutti i costi. Va bene, allora per merenda. Ci vediamo dopo, raga. Ciao ragazzi, a pranzo, ci vediamo, ciao ciao. Buon pranzo ragazzi, ve lo dico ancora prima di arrivare al sushi, abbiamo tanta fame. Non vediamo l'ora di pucciare i nostri piccoli osomaki, si chiamano osomaki? No, si chiamano uramaki. Ma comunque... Uramaki nella teriyaki? No, calma Ali, dobbiamo dosare bene la roba da mangiare, fame. Perché dici poi se no vomitiamo e stasera cosa mangiamo? Abbiamo ancora da fare la merenda e la cena, non è lo che ci possiamo... Ma così. Tu ricordati che hai un porco a fianco a te, sì, e cioè io. Quello, tu fai quello che vuoi, io no, io vado lentamente, perché sennò poi arrivo alla sera che devo vomitare. Arrivano i primi ordini, e raga. E io già ho sgranocchiato una nuvoletta di smettila di sgranocchiare ogni cosa senza aspettarmi. Ci vediamo dopo con le portate, raga. Con le portate, sì. Ho preso questo riso che è spettacolare. Poi questi qua sono tipo degli antipastini fritti. Assaggiamo. Vado ad assaggiarli anch'io. Come sono? Ora ti dico. Buonissimi. Guardate, vi è venuta fame? Ammettetelo, volete tutti andare al sushi? Beh, ora. Dipende a che ora stanno guardando questo video. Adesso assaggio questi, dico se è buono. Anch'io lo voglio assaggiare, uffa, ma solo te. Vado. Ho scelto io quello. Molto avocado come piace a me. Madonna, che bello che è il pezzo. È forse uno dei piatti più buoni che abbiamo mangiato al sushi. Davvero? Uh-huh. Ci hanno aggiunto un tavolo. Sì, si sono resi conto che c'era troppa roba. Ma perché ci hanno fatto fare un solo ordine? Allora noi abbiamo proprio abbondato. Raga, tu fai quello che vuoi. Io no, io vado lentamente, perché sennò poi arrivo alla sera che devo vomitare. E adesso come cacchio facciamo a finire? Vediamo. Sì, dici sempre così tu. Vediamo tra 5 minuti. Allora,
Non abbiamo finito tutto. Devo ammettere che siamo un po' pieni, quindi abbiamo deciso... Mamma mia, stavo facendo un rutto. Abbiamo deciso di chiedere se possiamo portare da asporto le cose e così facciamo merenda. Così non spendiamo altri soldi. Tirchietta. La tirchia che è me. Un soli 6 euro in più portiamo da asporto e forse ci riusciamo a mangiare anche stasera. Perché raga, non ce la facevamo più veramente. No, stavo scoppiando, ragazzi. Non ce la facevamo più. Bottino, cena a 6 euro, raga. Ma più potrebbe, fiera di così. Potrebbe essere una strategia questa. È una strategia. Uno quando vuole farsi anche la merenda, cena, cosa fa? Ordina di più e poi dice: oh, non ce la faccio più. Oh, sono 6 euro in più. Ok. No, comunque no, dai, non diamo brutti messaggi. No, dai, vabbè, non è mica un brutto messaggio, cioè non ce la facciamo più veramente, però se volete usarla come tecnica. Sono le 17:54, è un po' tardi per fare merenda, vabbè, però. Vabbè, meglio tardi che mai. No, più che altro perché stiamo scoppiando, raga, abbiamo non ce la facevamo. Allora, abbiamo sia la roba avanzata del pranzo che questo sushi che ho comprato stamattina. Ma la roba avanzata del pranzo la mangiamo stasera? Sì, no, infatti ho detto che, cioè, però adesso mangiamo sai questo. Sai perché la mangiamo stasera? Perché sennò vuol dire farsi un altro all you can eat e costa troppo. Ma dai, basta, soldi. Ma sei proprio tirchia. Sì, sono tirchia, me ne vanto! Abbiamo comprato anche questa salsa teriyaki che è molto buona. Ho preso questo avocado stamattina perché questo sushi ha il cetriolo, vedete? Non c'era senza cetriolo. E io al posto del cetriolo voglio l'avocado. Quindi ho comprato anche l'avocado, raga. Ma devi per forza far sta roba. Ma scusa, l'ho comprato apposta, ma non ho capito io. Ehi! Io mangio, basta, non ti scusi. Mangia, ma cosa vuoi dalla mia wife? Guarda quante vibes positive, va, vedi. Tu invece mani in vibes. Ma quel timbrino che ti sei fatto sul frontino? Perché io valgo 2 euro. Raga, proviamo a fare la prima operazione chirurgica, ovvero togliere. Guardate questo. Guardate che porco che è. Togliere questo cetriolo. Via. Come potete vedere, ho fatto una sostituzione. L'ho messo un po' male. Diciamo che sei un porco, mi. Sono un porco, ma non mi piace il cetriolo, che già fa? Prendi un tovagliolo, non ti pulire sulla tovaglia, Buono. Buono. Ecco qua ragazzi, senza teriyaki non si va da nessuna parte. Ma non fare la figa, che tanto non ce la fai neanche più tu che stai per vomitare, dai. Sì, sto un po' per vomitare. No, il cetriolo lo tolgo anch'io comunque, perché ora mi hai... No, ma... vabbè, cosa ho combinato? Mamma mia, sei veramente un disastro. No, guarda. Senti, non te lo mangiare tutto perché va bene che ho la nausea, però è sempre sushi, Allora raga, io sono sincero con voi. Non abbiamo molta fame. Fame sì, però non ho voglia di sushi. So che questa qua potrebbe essere una bestemmia in futuro quando guardo. Cosa c'è? Perché sto guardando intanto la partita. Questo raga è quello che è rimasto a pranzus. Sono tutte le cose avanzate, 6 euro e noi facciamo la cena con 6 euro. Io mangio un po' di riso. Allora assaggiamo, vediamo un po' il gusto. Buono, ancora buono. Proviamo il sushi di oggi. No, ci ho mantenuto, Si è mantenuto, sì. Sono 24 ore che mangiamo sushi, basta, non ne posso più. It's time to be real! Ragazzi, c'è pure la partita. C'è pure la partita. Ci siete voi, raga, siete nel be real di Alice. Ho pulito, ho messo in ordine tutto. Beh, tu che hai ancora le forze di fare qualcosa, io vorrei soltanto andare a vomitare. Basta, raga, basta sushi! Basta, fermo. E adesso vado a giocare a The Last of Us. Ragazzi, noi speriamo che questo... Tira! No! Noi speriamo che questo video vi... Tira, no! Scusa! Piantala! Ragazzi, noi speriamo che... Kira, occhio, oh, Kira! Me ne sto andando, Dai, scusa. Noi speriamo che questo video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Basta sushi, almeno per 7 anni, 12. Sì, assolutamente. Kira, sei comoda? Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia! Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornata e la coppia che scoppia, sono come noi, la vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione, Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.